Io non penso che i biondi, il pubblico dei biondi abbia riservato degli atteggiamenti poco gradevoli, diciamo così, a sottoscritto le altre volte. Essendo stato un pubblico che mi ha sostenuto, che mi ha portato davanti comunque a dei complimenti, quindi anche, non solo quando esco qua, ma anche fuori nella vita privata. Quindi, poi è chiaro che questo l'ho detto io, sono dei mesi che leggo, esce tra gli applausi questa volta e le altre volte no. Io ho sempre visto che il Biondi mi ha sostenuto. Non posso dare importanza a quattro stolti che la domenica magari hanno 2 ore di libertà e vengono qua a fischiare una squadra che penso da, non parlo di piccola, parlo di squadra, da elogiare solamente perché è un vanto per questa città, sì, sicuramente. Quindi io e anche l'altra parte dello spogliatoio. Tutto lo spogliatoio sicuramente non può dare importanza a quattro sorti, ho detto che la domenica hanno 2 ore di libertà e ci vivono. Modena è una squadra nuova, secondo me, nuova ti dico perché non sotto gli interpreti, ma sotto la mentalità, perché non credo che Modena sia la squadra che abbiamo affrontato nel girone di andata, di cui ci ha creato poche difficoltà. Una squadra nuova, quindi sotto il punto di vista mentale sicuramente un atteggiamento diverso, quindi che sta costruendo comunque il suo cammino di questo campionato in casa e quindi sarà sicuramente più difficile rispetto alla partita di andata, quello sicuro, e quindi sarà ancora a noi magari trovare ancora di più le soluzioni per poterle battere. Io penso che all'inizio di campionato Lanciano era andato in zona retrocessione, in zona retrocessione a fare dei complimenti perché ci siamo sempre per spacciare. Sono 2 anni che facciamo un campionato importante, quindi diamo convinzione agli addetti ai lavori che Lanciano è spacciato. Quindi finché non arriviamo a quei famosi 50 punti, Lanciano è una squadra da spacciare. Poi magari qualche sassolino nelle scarpe ce lo toglieremo sicuramente.